Diretta per questo venerdì 13 marzo, siamo chiaramente con un altro ospite, si cambiano i protagonisti. Qui con noi c'è Stefano Cocci per quanto riguarda Tecnocasa Porto d'Ascoli e San Benedetto del Tronto Centro. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora, elegantissimi come sempre voi, no? Che fate Grazie. questo mestiere, tra l'altro, insomma, bisogna dare anche una certa immagine, se vogliamo, di affidabilità e poi tutto il resto, quindi cordialità, puntualità, correttezza, qualità nel servizio. Insomma, Tecnocasa esiste da una vita. Beh, Tecnocasa è un gruppo ormai affermato, il primo in Europa, esiste da 30 anni. È il primo gruppo immobiliare, appunto, come dicevo, d'Europa, con circa 2.500 agenzie affiliate. E tutte le cose che hai detto sono sicuramente vere, cioè è molto importante come ci si presenta, la professionalità delle persone e degli operatori. Poi però occorre anche che ci sia la sostanza, insomma, perché Esatto, poi. ci vuole anche il resto. Certo. Come stanno andando le cose in questo momento storico? Chiaramente una battuta, nel senso potrebbe risultare anche un po', vabbè, dicendo bella, ma che domande fai? Non la senti la crisi, non lo senti che è tutto difficile, non senti che c'è il crollo del mattone, ma soprattutto queste zavorre che continuamente mettono come se la casa fosse il classico portafoglio dove lo Da cui Stato può andare, attingere. esatto, da cui attingere. In realtà, come stanno andando le cose? Beh, c'è chi dice che comunque nei momenti di crisi ci si possono ritagliare delle Sì, opportunità, che il però le mercato. opportunità purtroppo le colgono sempre quelli che hanno qualche soldo in più da parte. Ecco, i poveracci come noi rimangono sempre a Beh, non è piedi. detto, non è detto. Comunque il mercato è sicuramente un mercato ormai in crisi da anni, insomma, ormai tutti riscontrano nel 2007 l'anno di picco del mercato Sì, sì. immobiliare. Pensa che da 8 anni il mercato sta scendendo, il numero di compravendite si è più che dimezzato e ormai è opinione di tutti che i prezzi abbiano subito una flessione reale circa del 30%. Quindi questi sono tutti dati ormai acquisiti e ufficiali. Possiamo dire che ci sono dei timidi segnali. La mia opinione personale è che il mercato sarà questo ancora per diversi anni e forse anche il mercato più giusto per alcuni aspetti. Le previsioni dicono che ci sarà una leggera ripresa del numero di compravendite, anche se ancora i prezzi tendenzialmente qualcosina potrebbero scendere. Mentre si prevede un forte rialzo dei mutui, e questo sicuramente sarà un segnale Quindi importante. torneranno ad erogare i mutui le varie banche, ma nel frattempo i prezzi continueranno a scendere. Ma come si fa a fare una previsione? Cioè, prevedo che si rialzerà un pochino tutto, no? Il fatto del mercato. In base a cosa fanno queste previsioni e su quali Ma dati? innanzitutto, per quel che riguarda il numero delle compravendite, c'è stata già un'inversione di tendenza nel 2014, quindi siamo tornati a salire leggermente. E poi alcune congiunture fanno presumere, appunto sono previsioni, che il mercato possa in qualche modo riprendersi, anche se non vorrei che questo termine poi venga preso come un nuovo boom del mercato immobiliare, Non perché è non così, sarà così, non sarà così. Esatto. È come quando parlano, no, di forte ripresa. In realtà, quando uno parla di una ripresa dello 0,3%, è veramente acqua, no? Sì, poi nel reale magari. Gocce d'acqua nel mare. E quindi sembra, no, come se, oddio, ci stiamo riprendendo. Beh, per riprenderci ci vuole Ci tutt'altro e vorrà ci vuole ancora ancora tempo. delle strade importanti da percorrere. I balzelli che continuamente mettono a ridosso della casa. Prima la casa rappresentava, no, l'occasione giusta per fare l'investimento, era una roba sicura, era il tetto, la famiglia, il focolare domestico. Adesso la casa ultimamente sta diventando un sasso nella scarpa, cioè qualcosa di cui a volte bisogna disfarsene, perché rappresenta una spesa costante. Purtroppo sì, e questo poi è l'aspetto che incide maggiormente sulle flessioni di mercato Esatto, cioè quando. non la compro, chi me lo fa fare? Certo, questa deriva, tutti questi aspetti sono ovviamente dipendono poco da noi, e ultimamente negli ultimi anni, per quel che riguarda lo Stato, certamente ha cercato di attingere il più possibile da quello che poi per tutti gli italiani è il bene più prezioso.
Speriamo anche qui che ci sarà un'inversione di tendenza. Esatto, questo speriamo. Non lo sapremo, ci speriamo. Auguriamo che ci siano delle agevolazioni. No, ma soprattutto il diritto alla prima casa, no? Ecco, certo, quello certo. Non dovrebbe essere proprio un diritto immacolato non, da non, non toccare. Dovrebbe mancare. Esatto. Per quanto riguarda invece gli affitti, magari fra poco ne parliamo, perché a questo punto se la casa non si compra più, dove si va a vivere? Allora magari c'è anche l'idea dell'affitto. Fra poco ne parliamo su R9 con Stefano Cocci per Tecnocast. Giusto Sound di Justin. 11:52, ancora in diretta per questo venerdì 13 marzo, con noi Stefano Cocci per Tecnocasa, questa grandissima agenzia immobiliare, la prima in Europa da 30 anni, e quindi Stefano Cocci per San Benedetto del Tronto Centro e Porto d'Ascoli, e quindi insomma... Si ha a che fare con la realtà dedicata alla casa, al focolare domestico, alle coppie giovani, meno giovani. Stefano, il mercato cosa sta dando? Sta andando verso più le coppie giovani o, non so, le coppie consolidate negli anni che magari vogliono cambiare casa, vogliono cambiare zona, vogliono fare dei passi diversi da quelli che avevano fatto precedentemente? Chi è che compra di più? Ma sicuramente un po' tutte e due le cose. Diciamo che oggi il cambio dell'abitazione è ancora forse l'operazione più effettuata. Ah, quindi si cambia. E magari la famiglia cresce, esatto. Ci sono altre esigenze. O viceversa, quindi magari sì. I figli si sposano e se ne vanno. Si allontanano, allora la casa diventa troppo grande. Da gestire. E lo standard medio qual è? 70 metri, 80? Perché una volta c'era l'idea della casa grande, sai. Però adesso ormai forse anche per i consumi, forse anche per la gestione. Allora, certamente il taglio medio degli appartamenti negli ultimi 30 anni è sceso drasticamente, soprattutto per i prezzi, ma anche perché si tende poi a ottimizzare gli spazi, quindi come si costruiva tanti anni fa, oggi è quasi impensabile. Non lo si fa più. Sì. Quindi diciamo che i tagli medi possono essere tra i 70 e 80 metri per un trilocale e fino ad arrivare ai 100 metri quadrati per gli appartamenti più grandi. Mediamente. Ecco, e quindi insomma ci siamo. Per quanto riguarda invece l'affitto, voi fate poco affitto? Sì, noi siamo principalmente concentrati sulle compravendite. È ancora così conveniente comprare piuttosto che andare in affitto? Ma guarda Antonella, per una serie di aspetti, credo. Secondo me sì, secondo me il mercato degli affitti è un mercato comunque stabile, ancora ci sono tantissime proposte, tante richieste di affitto, però io sono dell'idea che ancora è conveniente acquistare, anche perché con la congiuntura di mutui molto bassi, oggi siamo ai minimi storici per quanto riguarda i tassi, sì. Forse ancora conviene ancora investire comprare. Soprattutto la prima casa conviene comprarla. Esatto, per acquistare. Bene, senti, chi dobbiamo salutare? So che ci sono i tuoi colleghi dipendenti, collaboratori, sempre in giro con clienti, con persone che hanno voglia di vedere gli appartamenti. Li salutiamo, chi c'è? Vabbè, fammi salutare Eliseo Fazzini, perché voglio dire, ormai è storia. Poi. Ma io volevo ringraziare tutte le persone che lavorano insieme a me, dai responsabili degli uffici, Sandro Antonini che è responsabile dello studio Porto d'Ascoli, a Rosario Brucciolo per quanto riguarda l'ufficio di San Benedetto, Eliseo, ma senza dimenticare le ragazze che lavorano con noi, esatto. Katia Ferri, Katia Rossetti e Frida Ferzi. Grazie a loro, insomma, noi ogni giorno siamo impegnati costantemente per offrire un servizio valido al cliente. Bene, va bene. Stefano Cocci, io ti ringrazio davvero. Vabbè, viva la casa. L'italiano adora, viva la casa. No? Avere una casa. Grazie Stefano. Grazie a voi.